Ciao a tutti, ci siamo! Allora, siccome siamo su mia pagina, vi presento con lui, Sasha Sorrentino. Sasha, allora, la spiego io, poi tu puoi ovviamente, perché lui è uno molto concreto. Lui e io lavoriamo insieme a Detto Fatto. Ci siamo conosciuti stagione scorso e io sono responsabile del movimento e lui della nutrizione. Lui è uno molto concreto. Ecco, hai abbassato. Sì, ho messo il doppio audio, così ci siamo, così vedo anche le domande. Buongiorno Laurina. Allora, io e Sasha siamo qui per rispondere alle vostre domande. Io e Sasha vogliamo dare una premessa che questa stagione, con Detto Fatto, abbiamo due gruppi, 3+3, e siamo riusciti in 4 mesi, se non erro, a farli perdere circa 70 kg, giusto Sasha? Sì. Gli aggiornamenti dell'ultima puntata erano quelli, sì. Allora, noi siamo qui per voi, ragazzi. Buongiorno Rita, buongiorno Barbara, buongiorno Ivana, buongiorno a tutti quanti. Siamo qui per rispondere alle vostre domande. E adesso passa la parola a Sasha, che sicuramente 3.000 persone ti stanno facendo domande sulla nutrizione in questo periodo di quarantena. Sì, tutto, sai Gil, è tutto cambiato, nel senso, noi ne parlavamo anche io e te, se ti ricordi, l'altro giorno, e dicevamo che comunque il fatto di passare dal muoversi comunque tutto il giorno, sai, andare in giro, prendere la metropolitana, prendere il treno, andare a fare la spesa, allo star fermi, ovviamente ha cambiato quelle che sono le nostre abitudini, e cambiando tanto le nostre abitudini dal punto di vista del movimento, ovviamente anche l'alimentazione deve essere ancora più precisa di quello che era prima, fondamentalmente. Noi pensiamo molte volte che per accelerare il percorso di dimagrimento sia utile non fare gli spuntini, cioè decidere di dire togliamoci gli spuntini, tanto quelli non servono. In realtà questo, Gil, come noi abbiamo visto anche con le ragazze Detto Fatto, è uno degli errori più gravi, perché se tu salti lo spuntino, il rischio di poi arrivare al pranzo o alla cena con molto più appetito è quasi scontato. Allora, aspetta, ti blocco. Allora, ritorniamo sulle basi. Ci stai dicendo che per perdere peso non dobbiamo fare da noi e fare il stecchetto, tipo la dieta della fame funziona o non funziona? No, noi abbiamo dimostrato che non funziona proprio niente, anzi, cosa ci dicevano per lo più tutti quelli che seguivamo? Mangio molto più di prima, giusto? E soprattutto mangio tanto carboidrati più di prima, perché in pochi sanno che per accelerare il metabolismo bisogna mangiare i carboidrati. Questo è un, ripeti questo concetto, perché il comunale... Ho detto una bomba, ma l'ho detta alle 10 del mattino, quindi... Rispiegati, perché molte persone, Sasha, pensano che il carboidrato è da abolire per sempre, no pane, no pasta, no riso, no pizza, no nulla. Ci puoi spiegare? Ripeti esattamente quello che hai detto. I carboidrati servono o non servono? Sono fondamentali se vuoi stare a dieta. Io me la sto ribadendo sotto nelle cose. I carboidrati sono fondamentali. Continui, adesso io ribadisco quello che dici tu. Ok, sì, il problema, Gil, è purtroppo quello che hanno fatto i miei colleghi e i tuoi colleghi molte volte, cioè che hanno demonizzato il carboidrato. Certo. E il problema è che i carboidrati, ovviamente stiamo parlando sempre, come abbiamo già detto anche in TV, di quelli giusti, cioè non delle farine raffinate, non delle farine 00, non del riso bianco, non dello zucchero bianco o delle bevande, sai, zuccherate, ma stiamo parlando dei carboidrati, quelli che fanno bene alla salute, cioè quelli integrali, quelli ricchi di sali minerali, di vitamine, che servono fondamentalmente per la pelle, per le ossa, per il cuore, ma soprattutto per il nostro metabolismo. Allora, ci puoi dare, allora io sto scrivendo integrali, ricchi di sali minerali, ma ci puoi dare qualche esempio? Sì, il riso integrale, il riso venere, grano saraceno. Riso integrale e riso venere? Sono i colori innanzitutto diversi, ma poi anche a livello nutritivo sono completamente differenti. Pensa che, tra l'altro, il riso integrale è anche ricchissimo di proteine,
La capacità di questi piatti, cioè la capacità di questi, scusami, alimenti, è quella di avere un indice glicemico un po' più basso rispetto al prodotto bianco. Che cosa vuol dire? Allora, per stare a dieta è importante mantenere la glicemia, cioè lo zucchero, la quantità di zucchero nel sangue costante nel tempo. Okay? Se noi mangiamo un prodotto bianco, cioè un prodotto raffinato, il rischio che noi abbiamo è di avere delle impennate, un po' come se avessimo delle persone che saltano su un trampolino, no? Per usare. Montagna russa, ma le Esatto. montagne russe, perché il trampolino aiuta la glicemia. Aspetta, aspetta, ti devo interrompere prima che arriviamo alla glicemia, perché ci stanno chiedendo le nostre amiche diverse domande. Allora, la nostra amica Luisa dice: il problema è il glutine. Il riso ha glutine? No, assolutamente. No. Allora, Luisa, per tutta la famiglia del riso, da basmati a integrale, a riso venere, a riso rosso, che tra l'altro aiuta anche con il Colesterolo. colesterolo, ok? Non c'è glutine, così se al sicuro potresti usare, scusami se sbaglio, Sasha, il riso come sostituto della pasta. Io lo faccio spesso, faccio il sugo e lo metto sul riso anziché sulla pasta. E poi Lucia ci chiede, riso normale la possiamo mangiare? E Barbara ci chiede della basmati. Ok, ci puoi un Allora. attimo gestire i risi? Quale riso è accettato e quale riso non è accettato? Allora, la domanda scusami, la domanda Gil in parte abbiamo già risposto, nel senso abbiamo detto di fare attenzione un pochettino a quelli che sono tutti i prodotti bianchi, cioè i prodotti bianchi, ok? Il riso basmati, per esempio, è un prodotto bianco, il riso normale, per esempio, è un prodotto bianco. Quindi se non abbiamo in previsione di fare un allenamento intenso, lungo di almeno 2 ore, non ha tanto senso mangiare questo prodotto, ok? Perché è comunque un prodotto ricco di zuccheri. Quindi se noi lo stiamo associando in un'ottica di dimagrimento, non va benissimo. Ok? È molto meglio per mantenere, era quello che stavo iniziando a spiegare, il livello di glicemia, cioè di zuccheri nel sangue, un prodotto integrale perché ricco di fibre ti mantiene la glicemia costante nel sangue. Ma quello che stavamo dicendo prima, che poi abbiamo un attimino deviato, è che i carboidrati sono fondamentali per la dieta e invece purtroppo questo messaggio spesso non passa. Spesso la prima cosa che viene fatta dai colleghi, anche che si improvvisano, no? Nel fare le diete è quello di togliere carboidrati per accelerare il dimagrimento. In realtà è una cavolata. Infatti, perché molti, e poi c'è anche un'altra cosa. Io tengo di precisare che sono seduto qua accanto diciamo, un dottore nutrizionista. Ok, ragazzi, spesso e volentieri io ho dei colleghi che non hanno la laurea in alimentazione umana o né nella nutrizione, nella biologia della nutrizione umana. Ed è importante che quando voi volete chiedere i consigli che andate ai medici o ai dottori, perché comunque sono loro che hanno studiato. Allora, Sasha, ci puoi, prima di ritornare su tutto quello che dobbiamo fare per il nostro benessere e quant'altro, ci puoi spiegare le squadre che tu alleni? Perché so che i nostri amici possono andare sui tuoi social e magari beccare le foto con gente famosa, ma per eleganza non lo diciamo perché. No, 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 assolutamente, assolutamente. No, Però le squadre le puoi dire, no? Le sì, squadre. io seguo una squadra Quale nutrizione per quale squadre? sì, allora io seguo una squadra professionistica di calcio, poi seguo una squadra professionistica di basket e di pallavolo e più tanti atleti singoli, individuali, che fanno diverse discipline comunque, quindi passiamo dal nuoto al triathlon, al ciclismo soprattutto, ma in generale non solo professionisti, anche amatori, quindi ho un po' la visione completa delle persone comunque che fanno sport, cioè non solo chi lo fa di professione, ma anche chi lo fa per hobby, per divertimento. Posso interrompere un attimo, ragazzi? Allora, io ha detto fatto, io e Sasha lavoriamo insieme, giustamente. La prima cosa è che quando vediamo la pancia, diciamo tu sei stressato, non dormi, però arriveremo anche a questo. Ma la cosa è che Sasha un giorno mi guarda e fa:
vogliamo migliorare questo un po'. Ho detto, Sasha, ma vuoi tenerti la tua gamba attaccata al corpo? Però, a parte scherzi, Sasha giustamente ha detto a Jill, dammi retta, perché anche noi sportivi, ragazzi, cioè, noi non siamo qui soltanto per gli antisportivi, le persone fuori peso, siamo qua per gli sportivi, perché lui lavora con le squadre professionali. E qual è il problema dello sportivo? Il dosaggio dell'energia, perché noi abbiamo tanti bisogni di tanta energia e spesso volentieri, qual era il mio problema? Io ero rispettivamente grassa perché stavo mangiando il mio muscolo, giusto? Esatto. Sasha mi ha dato dei consigli, perché io la dieta non lo posso fare, perché la dieta mi innesca uno strano nel cervello che mi viene più fame. Allora ho detto, dammi la larga linea, dammi le guide, mi ha fatto mangiare di più e ho perso 2 chili, ok, così. Però perso 2 chili di che cosa? Di grasso, ok? Così la mia massa grassa è ridotto, la mia massa magra è rimasta, diciamo, intatto, sostenuto. E quale è quella che cosa siamo qui per dirvi così: 1, parlate con i professionisti; 2, posso dire anche un'altra cosa: i carboidrati non sono da demonizzare, giusto? Ok, e la terza cosa, allora, Sasha, la dieta fai da te. Quante persone sbagliano, anzi, quello che ci è successo in detto fatto, abbiamo dato dei consigli alle persone che hanno preso i tuoi consigli e poi si hanno fatto da testa loro, ok? Perché dobbiamo far passare un messaggio. Il corpo umano è singolare, ok? Allora, non c'è la singola regola per tutti voi, non possiamo dartelo, giusto Sasha? Esatto, esatto. Noi abbiamo visto che vogliamo introdurre quello che facciamo noi di solito, e noi abbiamo visto che a seconda di quelle che sono poi le strutture, possiamo spostare i macronutrienti, quindi i carboidrati, durante la giornata. Possiamo anche sfatare un altro mito: non è vero che i carboidrati non devono essere mangiati, ma soprattutto non è vero che chi vuole dimagrire non li possa mangiare alla sera. Questo è bello. Allora, noi abbiamo avuto 2 casi che dovevano mangiare carboidrati la sera, una Francesca e chi è l'altra? Sì. Mi viene Marina, ma era Marina. No. Patrizia? No. Ciao, comunque salutiamo i nostri amici di Detto Fatto, ok? Patrizia, Mario, Francesca, Marina, Enrica e Nata. Tanto abbiamo già avvisati che torniamo, quindi devono solo stare. E loro stanno lì impanicati perché sanno che poi dopo stiamo là, tipo, quanto avete preso? Quanta certificazione. Quindi. Okay. Allora, ci sono un sacco di domande per te. Allora, ritorniamo, ti faccio un po' di domande. Allora, Gioia dice, infatti, ti fanno sempre togliere questi carboidrati. Allora, i carboidrati, come vengono gestiti durante il giorno? Quante volte dobbiamo mangiare? Quanto dobbiamo mangiare? Perché c'è un'altra che chiede... perché c'è anche un altro, Luisa ci chiede, la pasta con la farina di legumi, sì, va bene? Ok, a posto della la farina bianca? Allora, facciamo per 2 domande. 1, carboidrato, dove devo mettere? Allora, Gilles, è quello che stavo proprio cercando di, che stavamo introducendo, nel senso che dipende da quella che è la nostra struttura. Noi abbiamo dimostrato che non è vero che il carboidrato deve essere mangiato per forza a pranzo, ma anzi possa essere mangiato anche a cena. Quindi dipende un po' da quello che è la nostra struttura. Noi abbiamo dimostrato, infatti, con il centimetro, con la bilancia... Non ho capito, scusami. Ti sto facendo il disegno della forma a mela va bene? Ok. Abbiamo dimostrato proprio questa cosa qui, che a seconda di dove accumuliamo il grasso, noi possiamo fare quello che è un dimagrimento localizzato, che è una cosa molto importante, che spesso si sente dire che non si può fare. Eccoci qua. Mela e pera. Questo ti aiuta, Doc? E poi c'è quella mista, che è un po' tutti e due messi assieme. Quelle sono le 3 strutture. Allora, devo disegnare anche quello, che disegno anche quello. Il peperone. Il peperone! Allora, spiegaci... Carboidrati legati alla mela. Carboidrati legati alla mela. No, allora, spieghiamo la mela. La mela che dove mette il peso? Qua. Giro vita e faccia. Faccia anche. E le braccia? E anche dietro la schiena. Braccia e gambe restano, sì, qui dietro.
braccia e gambe tendono a rimanere un pochettino più sottili, invece. E quella è una struttura legata allo stress. Ok, così questa è la prima, giusto? Ok, Sì. puoi spiegarmi i carboidrati? Se io metto peso maggiormente sull'addome, in questa zona sotto la gotta, in faccia e sulla schiena. Chiaramente Gil bisogna farlo sotto controllo di una persona comunque che lo sappia fare, però in quel caso lì il carboidrato noi abbiamo dimostrato che funziona molto di più soprattutto alla sera, perché le persone sono portate a sgarrare molto di meno, perché se io mangio un piatto di pasta, un piatto di riso alla sera mi sento molto meno a dieta da un certo punto di vista. Ma soprattutto riusciamo a riposare meglio, perché uno dei problemi della struttura mela è proprio legato alla capacità del sonno, nel senso che non riusciamo a riposare bene. Quindi noi abbiamo visto, abbiamo dimostrato che dormendo poco e dormendo male si tende a mangiare molto di più durante il giorno. Ci sono anche delle ricerche scientifiche che dimostrano questa cosa qui. Dormendo poche ore a notte, dormendole male, o male, scusami, e o male, si tende a dormire, si tende, scusami, a introdurre il 30% in più di calorie inutili, soprattutto di junk food. Quindi da fare attenzione. Io ho citato quello studio nel mio ultimo libro e la cosa interessante, lo sai come hanno fatto quello studio scientifico? Hanno preso la gente, l'hanno fatto dormire 6 ore a notte, solo 6 ore a notte per 5 giorni, non per mesi e non per anni, ma 5 giorni. Già dopo il sesto giorno gli hanno messo di fronte un banchetto, il banchetto dove c'era cibo sano. E poi un banchetto dove c'era cibo, spazzatura, cioccolatini, biscotti, pizzette, patatine e quant'altro. La gente ha mangiato la cena di sana pianta, cioè quella, tutta la roba buona, le verdure, le carni di lupo. Dopodiché sono andate sul tavolino di fianco e hanno mangiato quell'altro 30%. Allora, una cosa succede quando dormiamo poco, abbiamo un freno inibitorio sui lobi frontali, che ci frenano di mangiare male, ci frenano di anche magari dire qualcosa fuori luogo. E quando dormiamo poco, questo freno viene disinserito. Ecco perché viene, se siete stressati, se non dormite bene, dormire meno di 7 ore e mezzo a sera fa malissimo, noterete che siete attratti come delle calamite verso il cibo, proprio spazzatura, giusto, Sasha? Sì, hai detto la cosa giusta, la completo, nel senso che è tutto giusto quello che hai detto, però non è solo la quantità del sonno, perché io posso dormire anche 9 ore, però come faccio a capire se ho dormito bene o male, se non ho degli strumenti, cioè tipo un orologino o quant'altro? Banalmente quando mi sveglio al mattino, se sono pronto per iniziare la giornata, o se sono stanco, se ci metto molto tempo a carburare, se non ho appetito, tutta una serie di cose. Quindi queste sono le cose importanti. Gillo, ho visto una domanda, intanto io butto anche un occhio sulla destra, mi chiedeva, cioè chiedevano cosa fare per una struttura ginoide, che poi il secondo passaggio, cioè la struttura quella a pera. Io e mio peperone mi sa che non l'ho fatto bene, però ecco la pera, vai. Vogliamo dire cosa non bisogna proprio fare, cioè prima di dire che cosa bisogna fare? Parti con quelle che non dobbiamo fare, perché No. posso dire un'altra cosa, aggiungo un'altra cosa a Sasha, è questa tipologia di grasso ha anche una distribuzione genetica, giusto? Sì, è ormonale, È ormonale. ormonale. È legato al Ormonale. nostro DNA e questo noi allenatori, vi posso garantire, noi allenatori, prima di conoscere il trampolino, perché devo dire il trampolino aiuta tantissimo con le gambe e la nutrizione che fra poco sentiremo, sudavamo freddo perché c'è proprio quella zona più o meno è predisposto 6 volte a 1 a depositare grasso. Sì. E dall'altra parte è a perdere sopra, ok? A depositare grasso la parte sopra. Allora, che cosa succede? Avete mai notato che quando una donna pera comincia erroneamente, fa da te a provare di perdere peso, diventa sempre più sciupata in faccia e poi il minuto che ricomincia a ingrassare si ringrassa qua, ok? Ecco, che cosa non dovrebbero fare le donne in pera? Allora, innanzitutto dobbiamo spiegare perché fanno questa cosa qui. Allora, quella struttura lì che tu hai dimostrato, innanzitutto poi si può dividere in due tipi, nel senso che chiaramente, come anche avviene in natura,
con la frutta, non tutte le pere sono uguali, come è vero che non tutte le pere sono uguali, nel senso che ci sono delle pere che accumulano più sulle gambe, delle altre che accumulano più sulla zona di girovita, altre invece che lo distribuiscono sul tricipite, che è un'altra zona di accumulo, quindi il braccio, il girovita e l'interno coscia. Okay, quindi per la zona pera i punti critici sono questi tre, che si possono anche misurare a casa: il tricipite, il girovita e l'interno coscia. Allora, per che cosa si caratterizza questa forma? Questa forma si caratterizza per il fatto che innanzitutto il metabolismo della tiroide è un pochettino più rallentato. Okay, questo è legato al nostro stile di vita, alla nostra alimentazione, a tutto quello che stiamo andando a fare, ma soprattutto si caratterizza per un eccesso di estrogeni. Chiaramente facciamo un focus, c'è cioè una specifica su questa cosa qui. Gli estrogeni sono degli ormoni tipici femminili, per cui questa struttura è un po' più tipica per le donne. Ma non è solo delle donne, ci sono anche degli uomini che hanno una struttura pera. Ok, Vabbè, che ci sono uomini che hanno problemi di un eccesso di esatto, no? esattamente, è proprio questo qui il discorso. Allora, vediamo cosa non bisogna fare per dimagrire. Ok, allora, la prima cosa che non bisogna fare è eliminare i carboidrati. Oh, ci sono boati là fuori, se qualcuno cominciate a mandare cuoricini con questa. Allora, aspetta, io sto provando di ribadire quello che dici e ascoltarti. Allora, perché è più femminile? Allora, Partiamo dalle cose che non bisogna fare. che cosa non devi fare le donne a pera? A pera? Eliminare i carboidrati. Questo è notizia, perché quante l'hanno fatto, ma quante lo fanno? Pensano, ah, faccio l'iperproteica, faccio l'iperproteica. Gli dici perché l'iperproteica non è assolutamente il più Sì, consigliato? non è semplicissimo a spiegare, però ci proviamo. Allora, questa struttura è caratterizzata da un eccesso di insulina. Tanto è vero che sono le aree cosiddette della resistenza insulinica o che poi durante la vita possono portare ad un prediabete di tipo 2. Ok? Allora, cosa vuol dire avere degli eccessi di insulina? Cioè, quali sono i comportamenti alimentari che possono stimolare l'eccesso di insulina, cioè quali sono i cibi che stimolano l'insulina? Perché se abbiamo detto che il problema è l'insulina, andiamo a vedere quali sono i cibi che stimolano l'insulina, giusto? Allora, tutti Allora, zucchero bianco. i prodotti bianchi, ma soprattutto le proteine stimolano l'insulina, perché tu me lo insegni, quando noi vogliamo fare crescita muscolare, cosa facciamo? Aumentiamo le proteine, giusto? Però attenzione, perché se mangiamo troppe proteine andiamo ad aumentare quella che è l'insulina. Così anche qui dobbiamo trovare un dosaggio certosino. Dobbiamo capire. Più che un dosaggio, perché se noi parliamo di dosaggio la gente inizia a pensare ai grammi e cominciano ad arrivare le domande su quanti grammi sono giusti e la risposta è sempre dipende, perché dipende da quello che fai, da quello che non fai. Ma più che i grammi, la cosa più importante è quando dobbiamo mangiare i cibi? Perché Ok, per fare dimagrire. questo è fondamentale. Adesso si complica, adesso si complica. Perché secondo me stiamo un po' sfatando 3.000 miti, perché io voglio, scusate, ci sono un sacco di persone che ci stanno seguendo, voglio ripetere da dove dobbiamo. Allora, ci sono persone che parlano e sono tantissimi professionisti, fantastiche, ma noi abbiamo fatto dimagrire di fronte a voi 6 persone in 4 mesi circa 70 kg, giusto? Abbiamo imbattuto in questo percorso detto fatto su Rai 2 delle persone che hanno avuto dei stalli, cioè che ci sono quelli che ha perso ogni puntata 3 kg, 4 kg. Natalie ha perso 20 kg in 4 mesi, cioè lei era uno dei più grandi successi. Però abbiamo visto anche chi non si perdeva più un etto e siamo andati a scoprire che lei non ascoltava quello che stavamo dicendo, ok? Perché ripetiamo, no grammi, non dobbiamo parlare di grammi, dobbiamo parlare di tipologia di alimenti, giusto? Tipologia, qualità e quanto, Esatto. non quantità. L'orario,
Ok, perché l'orario è così importante con i nostri ritmi circadiani? Perché sono così importanti questi orari? Perché se noi vogliamo fare quello che è un dimagrimento localizzato, dobbiamo andare a conoscere bene quella che è la biochimica. È chiaro che purtroppo le persone a casa non lo possono fare da sole perché è un lavoro molto complesso, cioè noi dobbiamo sapere che i nostri ormoni durante il giorno non sono piatti, cioè non sono fermi, ma hanno delle curve, ok, che variano a seconda di quelle che sono gli orari. Per esempio, visto che prima parlavamo del cortisolo, che è l'ormone dello stress, che è quello che poi porta ad ingrassare la struttura a mela, il cortisolo è molto alto nelle prime ore del mattino, altrimenti non ci sveglieremmo, ok? Ed è molto basso pomeriggio-sera. Il problema dove sta? Il problema sta nello stile di vita. Lo stile di vita accelerato, il fatto di usare il telefono fino alla sera tardi, di rispondere alle mail, di lavorare fino a tardi, ti porta ad avere una variazione della curva del cortisolo. Quindi questa cosa qui incide sul tuo stile di vita e incidendo su quello che è il tuo stile di vita, purtroppo ti va a modificare anche le scelte alimentari, perché se voi utilizzate il telefono fino a tardi, la televisione fino a tardi, la tendenza a dormire poco e male è molto più alta e quindi innescate per tutta una serie di meccanismi sbagliati. Comunque, tornando alla pera, che sennò poi non parliamo della pera, stavamo dicendo che più che la quantità, che sicuramente è importante, è fondamentale l'abbinamento dei nutrienti, ok? Spesso sento, vedo anche su Instagram, adesso c'è la moda di pubblicare tutto quello che si mangia, no? Tanta gente, magari possiamo fare altro, Sasha, siamo chiusi in casa. Oh. No, ma mica vengono tutti da me, ma per fortuna, cioè nel senso io sono contento anche che... Il discorso qual è? Spesso vedo tanta gente dire, sono a dieta, oggi giorno 1. Giorno 1 vedo... succo d'arancia, fette biscottate e marmellata, e dico, ma che dieta sta facendo questa? Perché? Zucchero. Proviamo a spiegare un attimo. Essere a dieta non vuol dire mangiare cose sane a caso durante la giornata. Ripeti? Essere a dieta non vuol dire mangiare cibi sani a caso durante la giornata. Perché? Se tu vai nell'ottica delle persone, no? Mangiare la spremuta d'arancia, la fetta biscottata integrale, la marmellata o la composta, quello che vuoi, sono tutti degli alimenti sani, giusto? Sei d'accordo con me? Sono reputate come tale ora. Sì. Non mi freghi a me, a parte scherzi, no. E sono considerate nella coscienza collettiva... degli alimenti sani. Siamo a posto, sto mangiando la fetta biscottata e la marmellata, allora sì. In realtà stiamo facendo una colazione ricchissima di zuccheri e basta. Infatti, come dovremmo fare per compensare o combinare alimenti? Allora, come abbiamo detto, innanzitutto le strutture sono importanti. Visto che stiamo parlando della struttura ginoide, cioè della struttura pera, la struttura pera abbiamo detto che non deve eliminare i carboidrati. Ma quindi quando devono essere preferiti questi carboidrati? I carboidrati devono essere preferiti nella prima parte della giornata, per un discorso ormonale, ok? Quindi. Stiamo parlando sempre della pera o...? Sì, pera. Stiamo parlando della pera adesso. Vabbè, ci stiamo... Quindi, carboidrati nella prima parte della giornata e grassi e proteine invece nella seconda parte della giornata. Allora, la pera, prima parte della giornata... Carboidrati, seconda parte della giornata, dimmi, proteine e grassi. Grassi, proteine. E proteine, però siccome abbiamo già parlato della mela, mi puoi spiegare anche adesso la mela come dovrebbe, dove dovrebbe mettere l'orario? Delle sue carboidrati, grassi e proteine. La mela dice adesso? La mela, perché l'abbiamo... Ok, la mela al contrario. Proteine, grassi nella prima parte della giornata, carboidrati integrali nella seconda. Chiaramente stiamo sempre parlando di carboidrati integrali, Sì, questo è sotto almeno spero che è sotto il peso là fuori. Avete capito? Prima parte e in seconda parte... carboidrati complessi integrali, giusto? Ok.
E siccome comincio ad aggiungere alla fine della nostra diretta, possiamo affrontare il peperone, per favore? Ci spiega questo, perché molti di noi l'ho scritto male, però spiegaci come si distribuisce il grasso e il peperone. Ovunque, però il peperone, aspetta, è una cosa un po' più difficile. Di solito subentra nelle donne, per esempio, in menopausa, perché il peperone, bisogna spiegarlo, è una delle due strutture che viene prolungata per molto tempo. Spiegati. Prolungato per tanto tempo, nel senso che diventa difficile per me buttare giù i chili? No, è come se... Allora, il peperone è una struttura, per esempio, a pera, per tanti anni, tanti 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 anni, in cui subentrano poi delle altre modifiche ormonali. Tipo menopausa. Bravissima. Ok. Allora, io, prima di affrontare... Allora, stiamo parlando di peperone. Viene prolungato per tanto tempo, a parte della struttura a pera, la scrivo qua perché sto ribadendo quello che stiamo dicendo, però voglio anche lanciare un messaggio molto importante per la microbioma, perché una ragazza sopra stava parlando, Laura, che ciao Laura, ha detto che è in sovrappeso da 20 kg, era una struttrice super sportiva e fumava, ha smesso di fumare 6 anni fa, poi a casa si è fatto male e adesso ha ridotto la ginnastica, smettere di fumare e si è ingrassata. Un'altra ragazza ci parla del suo tiroide rallentato. Correggimi se sbaglio, ma la tiroide inattivo, cioè spesso e volentieri, significa che il microbioma non sta funzionando al massimo, giusto? Sì, sì, tra l'altro noi pensiamo che l'unico modo di produrre, cioè l'unico modo, scusami, per introdurre zuccheri nel nostro organismo sia quella di introdurre attraverso l'alimentazione. In realtà non stiamo considerando il fatto che se noi abbiamo un intestino che fermenta, cioè un intestino che produce zuccheri, ok, c'è anche quella variabile lì. Perché per esempio il fatto di mangiare molto velocemente ai pasti, okay? Il fatto di bere tanta acqua ai pasti rallenta la digestione, il cibo fermenta e la fermentazione è un po' il processo con cui ci fanno il vino, ti fa produrre zuccheri. Quindi attenzione anche a questa via di produzione qui. Possiamo avere un po' di avvisaglie che ho una fermentazione in atto? Che cosa potrei notare nel mio corpo questa fermentazione? Come posso rendermi conto Allora, sicuramente difficoltà a digerire, sai quella sensazione di aver mangiato come a un matrimonio, ma in realtà hai mangiato molto poco, quindi difficoltà a digerire, pesantezza, mal di stomaco, aria in pancia, meteorismo, pancia, difficoltà di concentrazione, sentire gonfia, difficoltà di concentrazione. Ok, allora velocemente, perché purtroppo fra poco dobbiamo salutarti perché tu devi lavorare. Allora, prima che affrontare il peperone, molte persone stanno chiedendo come contattarti, Sasha. Allora, io ho dato la tuo Instagram, Sasha Sorda. Sì, è la cosa più facile Instagram. In questo momento, ragazzi, per motivi evidenti, le visite sono ridotte al minimo, però supereremo questo momento e possono trovarti sia a Milano che a Bergamo che a Roma. A Roma, sì, sì, esatto. Ok, questa è la seconda cosa, ma potete anche contattare Sasha in questo momento su Instagram per comunque proseguire un percorso personalizzato, perché il nostro messaggio oggi è di farvi capire che la dieta è singolare, cioè la tua genoma, la tua DNA, il tuo corpo, il tuo passato, la tua età, il tuo peso, il tuo percorso, se sei sportivo o non sportivo, tanti di quei fattori incidono sul vostro peso, ragazzi, che sarebbe irresponsabile e poco professionale a stare qui a dire abbiamo una dieta magica, perché non è così, non è il messaggio. Anzi, brava, è proprio quello che noi diciamo, cioè quando è uscita la dieta proteica, non chiamiamola col nome commerciale, ma chiamiamola dieta proteica, no? Tutti a fare la dieta proteica. Cosa? C'è più di una. Vedete che l'hanno fatto tanti di quei libri, partendo dalle S e arrivando dalle A.
so se mi spiego. Cioè, però il discorso qual è, no? La dieta proteica, per esempio, potrebbe mai andare bene a tutti, cioè nel senso, capisci cosa intendo io? È anche per questo, no? Noi stiamo dando delle indicazioni sul biotipo, ecco, voglio specificare questa cosa qui, che cosa vuol dire? Che avere una struttura a mela è preferibile mangiare queste cose qui, avere una struttura a pera è preferibile mangiare queste cose qui durante la giornata, però attenzione che poi la dieta va personalizzata, va costruita, scusami, va cucita come io dico sempre, come se fosse un vestito d'alta moda, cioè come se fosse un sarto che te la cucisci addosso, perché a seconda di quando ti alleni, perché ti devi allenare, cambia, se ti alleni al mattino, se ti alleni al pomeriggio, cambia, capito? Quindi anche se hai delle allergie, se hai delle intolleranze, se hai delle sensibilità, quindi cambia completamente tutto. Certo, e questa è anche, per esempio, anche stile di vita. Io ho amiche che dicono: perfetto, voglio mangiare bene, ma devo andare al lavoro. Al lavoro non mi cucino il pasto integrale e la porto con me. Ci sono tanti fattori. E Sasha prende in considerazione tutto e ti dà la soluzione per tutti, perché ci sono anche la famosa cena fuori con amici, perché torneremo fuori a mangiare con i amici. Ah, ecco, una cosa con cui possiamo chiudere, visto che spesso la gente è terrorizzata e mi dice: ma quindi non devo più sgarrare per un mese? Non è assolutamente vero. Uno sgarro a settimana è obbligatorio, perché altrimenti anche io sgarro, cioè ci mancherebbe. È molto godereccio. Ragazzi, sgarriamo, perché quello mentalmente è l'unico modo per stare in riga. Cioè, sì, non solo mentalmente, anche per dare degli stimoli al nostro metabolismo. Perché il nostro metabolismo si abitua se noi facciamo sempre le stesse cose, e quindi non abbiamo più delle scosse. Stesso discorso dell'allenamento, però siccome oggi era troppo importante affrontare la nutrizione, non vi ho annoiato con consigli di allenamento, però Sasha, adesso dobbiamo salutarci perché tu devi andare a lavoro, lo so questo. L'unica cosa, i nostri amici stanno chiedendo se non hanno Instagram, dove ti possono trovare. Anche qui su Facebook. Proprio Sasha Soren, dottor? Sì. Sasha Soren su Facebook. Ok, ti posso mandare un messaggio, tu leggi i tuoi messaggi, perfetto. Sì, in giornata li leggo tutti. Ok. Chi prima, allora, chi poi, ma li leggo tutti. Allora, ragazzi, noi speriamo di aver snocciolato un po' delle vostre domande. Abbiamo provato di sfatare qualche mito. Sasha, io ci tengo di precisare che spesso e volentieri tutti quanti vogliono avere la bacchetta magica, no? Tutti quanti pensano: ah, arrivo, c'è la bacchetta. La bacchetta magica in pratica esiste, ma non è unica. È multidisciplinare, pluriarticolato, e non è soltanto io e Sasha che ti diamo il consiglio o diciamo la soluzione. L'ultima perno della soluzione è il tuo, cioè devi mangiare, ti devi impegnare, ti devi allenare, ti devi dormire, ti devi smettere e gettare questa luce blu la sera anziché stare là alle 11 di sera e dire: ah no, però io posso. Devi smettere di pensare che potete essere funzionali con 6 ore di sonno la notte, è impossibile. Dovete ridurre lo stress, e per fare questo non è che venite da noi con 30 kg di sovraccesso che magari ci avete messo 5 anni da accumulare e pensa che noi due riusciamo a risolvere la situazione in 2 settimane. Tu ridi, ma lo sai quello che sto dicendo è vero. Lo so, sono d'accordo con te. Come quando dicono: ho iniziato la dieta da 3 giorni ma non perdo peso. Aspetta un attimo. Poi. E l'altra cosa, ragazzi, lo svelo quello che stiamo facendo o non lo svelo? Sì, per me fa piacere, molto piacere. Allora, io e Sasha stiamo penando a 4 mani un nuovo libro, ok? Un nuovo libro che andrà a attaccare tutto quello che stiamo dicendo e facendo vedere in modo molto più articolato il perché, il per come, il per quando, sempre con la premessa che non è una dieta magica per tutti, ma delle correzioni che ognuno potrebbe applicare a propria vita riconoscendosi dei biotipi, ok, stile di vita, è un approccio un po' diversa, però ci stiamo lavorando per voi, l'ho detto, l'ho svelato, però stiamo lavorando adesso in quarantena perché sì. pensiamo di produrre questo libro molto velocemente, così dopo questa quarantena sarete in grado di aiutarvi più velocemente. Ma sai, anche queste dirette qui, Gilla, alla fine ci aiutano a capire
quali potrebbero essere poi i punti da approfondire anche in questo libro che stiamo facendo, perché poi vedi che le domande sono importanti e le domande sono quello che poi alla fine la gente vuole sapere. E come abbiamo detto, noi non possiamo rispondere ad un caso singolo in questo momento. Cioè, io vedo tante domande che scorrono, che mi dicono cosa devo mangiare, io faccio questo, faccio quello. Non è professionale, perché se non abbiamo gli esami del sangue, se non abbiamo tutta una serie di cose, diventa difficile anche per noi. Noi possiamo dare in questo momento dei consigli generali su come lavoriamo, cioè sul fatto che personalizziamo le situazioni e facciamo questa serie di cose qui. Per cui Un'altra cosa che fai, Sasha, che molte persone non conoscono ancora, è l'esame del microbioma, cioè sì. un dettagliato esame della flora batterica del vostro intestino, che è responsabile di 70% del vostro sistema immunitario, che è responsabile per la depressione e non depressione, che è responsabile del vostro appetito, del vostro Ecco, metabolismo. È fighissimo. se abbiamo ancora 30 secondi, così poi chiudo io la mia parte, ti faccio chiudere a te. Visto che è una cosa molto attuale in questo momento, sono usciti dei lavori scientifici di cui però se ne parla poco, ma io li ho trovati, li ho letti, via dicendo, che dicono che una delle forme per prevenire il Covid-19, cioè il coronavirus, o comunque per far sì che anche qualora avessimo contratto la patologia di avere meno possibilità di avere effetti collaterali, quindi tradotto lo faccio, ma lo faccio in una maniera un po' più blanda, è quello di avere un intestino sano. Perché sembrerebbe che chi ha avuto più complicazioni aveva un microbiota intestinale completamente alterato. Quindi avere un intestino sano ci protegge soprattutto in questo momento storico. Ok? Quindi mi raccomando, tenete pulito l'intestino con dei probiotici e prebiotici che però vanno personalizzati, perché non tutti i probiotici e prebiotici sono uguali e non tutti vanno bene per tutti. Questo Quindi è vero, però qui ti devo lanciare una richiesta per tutti, perché siccome sono impossibilitati tutti di uscire di quarantena, di fare un esame personalizzato, ti devo chiedere se c'è un profilassi un po' generico, lo yogurt, il kefir, che cosa posso fare in questo momento, perché siamo quasi tutti impossibilitati di uscirne tranne per andare in farmacia o in supermercato. Che cosa potremmo fare in modo sì, per proattivo? esempio lo yogurt greco, il kefir, come dicevi tu, sono ricchi comunque di probiotici naturali, ok? Quindi assumere una piccola porzione tutti i giorni già potrebbe essere una buona strategia, ma soprattutto assumere anche dei cibi ricchi di vitamina C che stimolano il nostro sistema immunitario. Quindi attenzione, che la vitamina C non è solo presente nell'arancia o Anche nel nei limone. pochi. Noi l'abbiamo fatto il quiz, ti ricordi? Ha detto fatto che abbiamo fatto vedere quali erano gli alimenti con più vitamina C. Non glielo dico, vediamo. Quindi andate a vedere quella puntata lì, o comunque quell'estratto di puntata lì, e troverete delle grosse sorprese, come per esempio, ne dico solo una: il peperone ha molta più vitamina C dell'arancia. Quindi cerchiamo bene di capire. Anche broccoli. Esatto, però attenzione, ecco, do l'ultima, visto che l'avevamo detto poi in puntata, attenzione alla cottura, perché la cottura spesso poi degrada, cioè ammazza la quantità di vitamina C. Quindi attenzione anche a tutte queste serie di cose. Così, dovresti mangiare il broccolo crudo, dici tu? Estratto Sì, come estratto si può fare tranquillamente in giro, cioè nel senso. anche sminuzzato, magari sminuzzato, e la posso mettere nell'insalata. Perché il broccolo crudo da solo, ragazzi, mangiarlo così è un po' complicato, però magari la possiamo sminuzzare, metterla nell'insalata. Il cavolo crudo anche è un altro alimento super pieno di fibre, che è un prebiotico per la microbioma, perché anche diciamo anche prebiotici. Per Esatto, il carciofo, l'inulina, il carciofo è ricco di inulina, che è una. anche broccolo e poi l'inulina anche aiuta, scusami se sbaglio, a ridurre il cortisolo, l'eccesso di cortisolo, giusto? Esatto. Allora, ragazzi, qui vi salutiamo perché dobbiamo concludere, però ringrazio tantissimo il dottor Sasha Sorrentino, che voi Grazie a potete te, Gil. su Instagram chiocciola Sasha Sor, lo scrivo di nuovo, lo scrivo qua sotto,
chiocciola sash h, giusto? E poi sor s-a-c-h. Sì, s-a-c-h, poi c'è la sotto guarda, sash, sor, scrivendo, sto scrivendo io, così rimane, ho appena scritto. Ok, quello che stavo, allora l'ho ricordato bene, la ribadisco. E l'altra cosa, ragazzi, è affidatevi ai professionisti, ok? Ci sono tante persone che comunque ti dicono di fare questo, di fare quest'altro, ma nulla è più importante di andare a un professionista che sia laureata, che ha fatto anni di studio sull'alimentazione e la biologia dell'alimentazione umana, ok, per far sì come l'alimentazione può interagire con i vostri ormoni per aiutarti a trovare il tuo percorso personalizzata. A me piacerebbe tanto di avere una singola bacchetta magica. Spesso le persone dicono, ah, dici che questo cura la cellulite. Non ho mai detto c'è una singola cosa che cura la cellulite. E di certo la nutrizione ti può aiutare con la cellulite, come tanti altri stili di vita, tipo smettete di prendere la pillola e smettete di fumare sigarette, ok? Però non lo volete sentire quello, ok? Detto questo, io e Sasha promettiamo di scrivere questo libro per voi per approfondire tutto. Contattate Sasha se volete avere il vostro percorso personalizzato e tutti quanti rimanete in casa, stay safe, stay home, trattatevi con rispetto e dormite di più perché avete più ore da dormire in questo periodo, giusto Sasha? Non ci sono scuse adesso. Non ci sono scuse. Al lavoro, va bene? Baci da Jill, da Sasha e passate ciao, una giornata figatosa a tutti. Ciao! Ciao!